saluto cari amici di Xtreme Hardware. In questo video unboxing mostreremo le caratteristiche tecniche ed il contenuto della confezione di un NAS prodotto da Shuttle. Parliamo dell'OmniNAS KD22, un NAS dual bay rivolto alle famiglie, che troviamo in commercio ad un prezzo di circa 189 euro IVA inclusa. Questo NAS è mosso da un processore Marvel, operante a 1.2 GHz, dotato di 512 MB di RAM, ma andiamo subito a vedere nell'altra parte del video il contenuto della confezione e a descrivere esteriormente il prodotto. Bene, all'interno della confezione dello Shuttle OmniNAS KD22 troviamo un'altra piccola scatola e ovviamente il NAS. All'interno di questa piccola scatoletta troviamo le viti per serrare gli hard disk da 2,5 da 3,5 ai bay, il cavo di alimentazione, troviamo il trasformatore di alimentazione con il jack, il plug da collegare sul retro del NAS, un cavo di rete LAN RJ45 Gigabit, un manuale utente Quick Start con anche disegnate tutte spiegate, vabbè, in questo caso è in penso giapponese, ah no, è multilingua, potete trovare direttamente tutte le varie spiegazioni sulle varie porte del NAS. Troviamo il CD con all'interno l'OmniNAS Finder, che ci consente appunto di trovare sulla rete il nostro NAS, e il software Acron Instrument Age HD. Ora passiamo direttamente alla descrizione del NAS stesso. Scusate, sto facendo un casino, sto spostando tutto. Allora, metto in primo piano così si vede meglio. Ok, la parte, come potete vedere, è il prodotto è completamente nero. Abbiamo l'alluminio nella parte superiore e laterale sinistra, mentre la parte frontale, posteriore, laterale destra e basta sono in plastica rigida. La parte inferiore è in alluminio. Ora andiamo a vedere velocemente l'estetica e cosa è composto questo NAS. Sulla parte frontale troviamo lo sportellino con il tasto di accensione, sopra lo sportellino troviamo la scritta push, che ci consente appunto di aprirlo e accedere ai due bay per i due hard disk, che adesso poi andremo a vedere. Nella parte bassa troviamo due porte USB 3 e il lettore di schede SD, troviamo anche tutti i LED relativi al funzionamento del lettore delle due USB e l'indicatore di stato dei due dischi. Sulla parte sinistra non troviamo niente, abbiamo soltanto il logo del prodotto in basso, mentre sulla parte destra troviamo il logo della famiglia OmniNAS e delle feritoie che consentono l'ingresso di aria fresca all'interno del case. Nella parte posteriore troviamo invece tutte le varie connettività del prodotto. Abbiamo una ventola in estrazione per garantire il riciclo dell'aria, una porta USB 2, il classico Casington Lock, una porta di rete LAN RJ45, un tasto di reset e il plug per la corrente. Adesso proviamo ad aprire e vediamo come sono fatti i vari bay. Ecco, i due bay sono completamente in metallo, e questa è una cosa positiva. Oltre a essere più resistente, garantisce anche una migliore dissipazione di calore, e possiamo notare che all'interno la struttura è completamente in metallo. Dunque vi consiglio di seguire la recensione, il link lo trovate qua sotto, da Angelo e da xtremehardware.com è tutto, alla prossima.